I deputati Emiliano Romagnoli del Movimento 5 Stelle annunciano uno stanziamento del governo di 230 milioni di euro per il nuovo ospedale di Piacenza, a cui peraltro sono contrari gli esponenti locali. Dura la replica dell'assessore regionale Sergio Venturi, nessuna risorsa impegnata. Un 71enne milanese sparito da casa da ieri mattina è stato ritrovato in condizioni gravi nel Greto del Nure, sotto il ponte dell'autostrada. Probabilmente ha perso la memoria e si è smarrito. Apprensione a Ponte Nure per una donna che non si trova da ore. Partenza a rilento oggi per i saldi. I negozianti lamentano la vicinanza con il periodo natalizio, ma si dicono ottimisti per i prossimi giorni. Commercianti divisi sulla fatturazione elettronica, il servizio nel TGL+. L'autobus era partito in anticipo e un viaggiatore era rimasto a piedi. Dalle colonne di Libertà ha ricevuto le scuse di Seta. Mancano meno di 24 ore allo storico derby di pallacanestro A2. Domani alle 18 Assigeco e Beccheri si sfideranno al Palabanca, nel TGL, la vigilia dei due allenatori.